Il referto dell'agobiopsia contiene una classificazione del campione del tumore in 5 gruppi. B1 significa che il tessuto appare normale. In genere la sigla conferma che il tessuto è sano o che il prelievo non ha raggiunto la lesione. Se ci sono dubbi, il caso sarà ridiscusso prevedendo la possibilità di ripetere il prelievo. B2 indica una lesione benigna, come un fibroadenoma, ed esclude la possibilità che si possa sviluppare un tumore. B3 è un campanello d'allarme. Si tratta di lesioni che potrebbero essere maligne. In altre parole, il tessuto prelevato non è di per sé tumorale, ma potrebbe essere associato ad un tumore, oppure potrebbe rappresentare parte di lesioni eterogenee. In entrambi i casi è necessario eseguire ulteriori indagini, inclusa anche l'asportazione della lesione. B4 indica una lesione sospetta, che richiede necessariamente una verifica per avere la certezza che si tratti di un tumore. Infine, la sigla B5 definisce una lesione sicuramente maligna.